mi ha divertito molto questa storia di Santa Caterina, e specie della contrada dell'Oca in cui è nata. Ma che stai facendo, Suor Roberta? Ah, te ne sei accorto, Tommasino. Mi stai ipnotizzando, ipnotizzando. No, non ti ipnotizzare, perché ti vogliamo bello sveglio. Perché voglio raccontare oggi a te e ai nostri bambini il motivo per cui ho questo orologio, non per ipnotizzare te. E perché cosa? Sei in ritardo? Ma no, non sono in ritardo. Sai, oggi parliamo di un personaggio che è famoso per la sua pazienza. Non sono io. No, assolutamente neppure io, eh. Ma sapete, bambini, noi oggi parliamo di Giobbe. Oh. E l'avrete sentito dai nonni, dai genitori, ma bisogna avere la pazienza di Giobbe, perché Giobbe è rimasto famoso per questa cosa della pazienza. Allora, io mi sono detta, ma che cos'è la pazienza? Ecco perché il mio orologio. Perché spesso noi associamo la pazienza al tempo che, insomma, non passa mai, bisogna avere pazienza con i tempi, quando la maestra è un po' noiosa, bisogna... Invece la pazienza vuol dire la capacità di sopportare quando c'è qualche cosa di particolarmente, insomma, un po' difficile. Bisogna avere la pazienza, cioè bisogna saper sopportare. E perché Giobbe, Tommasino? E perché Giobbe ha sopportato tanto, vuoi dire? Ah, ne ha avute. Allora senti che cosa gli è successo. Sentiamo. Giobbe era un uomo ricco, con tanti figli, tante figlie, e tanto bestiame e tanta ricchezza. Allora gli andava bene. Tutto bene, finché un giorno cominciano le sventure. Ah. Allora, prima gli arrivano dei servi tutti trafelati a dirgli: ma lo sai, sono arrivati dei predoni e hanno ucciso tutti i buoi e gli altri animali, gli asini. Mamma ecco. Mia! Ma capisci, perché ce n'aveva tanti apposta. E Giobbe dice: oh, che disgrazia! Poi arrivano altri servi e gli dicono: Giobbe, sono arrivati dei predoni, hanno ucciso i cammelli e tutti i guardiani. Oh no! Oh mamma mia, ma non è finita! Perché intanto era arrivato anche un altro messaggero e gli dice: Giobbe, sono arrivati dei predoni e hanno ucciso tutte le pecore, le hanno fatte tutte arrosto con il fuoco. Sì. Che paura! Una cosa terribile. Allora Giobbe dice: il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Perché Giobbe era proprio un amico del Signore. Ecco, ma non è finita qui. Ah no? No, perché il peggio deve arrivare. Perché un giorno, mentre i suoi figli erano tutti insieme a pranzo, arriva un terremoto e la casa tutta rovescia addosso ai figli, alle figlie, e insomma muoiono tutti. Muoiono Tommasino. Tutti muoiono. Ma povero Giobbe! Mamma mia, una cosa terribile. Ma, Tommasino, tu penserai, è finita qui. Certo, spero. No, non è finita no. qui. Perché l'ultima prova di Giobbe, una malattia della pelle talmente brutta, e Giobbe si grattava da mattina a sera con un coccio. Un coccio è un vaso, quelli di fiori, vasi di fiori rotto, e si grattava. Insomma, poveraccio, veramente era ridotto, che non vi dico, bambini. E in mezzo a queste disgrazie, Giobbe aveva una moglie. Oh mamma mia, che è successo a lei, poverina? Ah no, lei stava benissimo, lei godeva di ottima salute, tant'è che diceva al marito: ah, lo vedi, tu sei amico di Dio, preghi tanto, sei tanto buono, e guarda un po' quello che ti capita. E Giobbe rispondeva: non essere stolta, perché se questo mi accade, non per questo Dio non mi vuole bene. Certo, è difficile però, Suor Roberta. Molto difficile, tant'è che la storia prosegue con tre amici che vanno a consolare Giobbe. Oh, meno male. Sì, e vogliono convincere Giobbe che, tutto sommato, se gli sono successe tutte queste disgrazie, da qualche parte una colpa Giobbe doveva averla. Ma povero Giobbe! Sì, capisci? E Giobbe continuava a dire: ma io non ho colpa, ma perché mi capita tutto questo? E si lamenta con Dio, e si arrabbia proprio con Dio, eh?
E sai alla fine che cosa succede? Che succede? Ma perché uno direbbe, beh, Giobbe si arrabbia con Dio, allora Dio, no, si arrabbia con Giobbe. No, no, non è così. Dio finalmente parla e dice che le cose giuste su di lui le ha dette proprio il povero Giobbe. E gli amici di Giobbe che volevano invece a tutti i costi convincere Giobbe con tutte le loro teorie, non avevano capito niente di Dio. Perché Giobbe, che non ha mai messo in dubbio che anche dentro tutta quella storia terribile che aveva vissuto c'era una sapienza che noi uomini non possiamo conoscere. E perché non possiamo conoscere? Non possiamo riconoscere perché tanta è la distanza tra la creatura e il creatore, dice Dio a Giobbe, così è la distanza tra capire quello che è davvero bene per noi e quello che invece non lo è. Allora Giobbe, sai Tommasino, noi vogliamo sempre capire tutto. Giobbe ci insegna che non tutto possiamo capire. Non ci dice perché è accaduto questo a Giobbe. Quello che interessa il Signore è farci capire che, indipendentemente o anche dentro tutte le cose belle o brutte che accadono, Dio è sempre accanto a noi e sa più di noi quello che va bene per noi. In fondo Giobbe vuol dire questo, bambini, fidiamoci di Dio sempre. E poi Dio ha mandato Gesù, suo figlio, proprio a regalarci ogni cosa bella con una sapienza che è diversa dalla nostra. Quindi, se ho ben capito, come le foglie che stanno nello sfondo, che si affidano al vento, così anche noi dovremmo affidarci a Dio. Bravo, al soffio dello Spirito Santo che ci porta dove è bene. Grazie bambini, allora insieme a Giobbe, io e Tommasino vi salutiamo, vi diamo appuntamento. Ciao, ciao bambini! Siate pazienti, ciao! Ciao, siate pazienti, sì!